Per i Black Devils una partita che apre un trittico di big match. Il centrale bianconero Marco Podrascani nella conferenza stampa pre-gara ha sottolineato che il gruppo lavora pensando ad una gara alla volta. Continuiamo a lavorare e crescere giorno per giorno, il miglioramento c'è e si vede e siamo sulla strada giusta. Così Marco Podrascianin descrive lo stato attuale della squadra che si sta preparando alla prima trasferta stagionale all'AGSM Forum di Verona contro la squadra dell'ex tecnico bianconero Nicola Gerbic. Una squadra a trazione anteriore con tre attaccanti di palla alta molto temibili come l'opposto della nazionale francese Boyer, autore di 24 punti nella prima giornata, e i due martelli iraniani Manavi e il classe 99 Sharifi, che nel match d'esordio di domenica scorsa hanno destato un'ottima impressione, chiudendo con 15 punti. Ma in attacco attenzione massima al centrale argentino Solé, che a Monza ha imperversato da posto 3, chiudendo con 17 punti e l'82% in primo tempo. Perché siamo ancora dall'inizio dell'anno, della stagione, diciamo le squadre che hanno avuto meno giocatori del nazionale, soprattutto i mondiali, i giocatori che sono arrivati fino al fondo, stiamo parlando di Torino, di Final Six, dei mondiali, sicuramente stanno un po' in vantaggio rispetto a noi a Perugia. La partita di Verona sarà il primo di tre big match. Domenica 28 in casa torna l'Itas Trentino e a chiudere il trittico la trasferta all'Eurosuole Forum di Civitanova giovedì 1 novembre. No, secondo me è ancora presto per vedere la classifica in generale, perché ci sono 26 partite, se non sbaglio, di tutta regular season, però diciamo che il programma va dalla nostra parte. Dopo Latina adesso andiamo a Verona, che è sempre un campo tosto, poi viene Trento, un'altra squadra di altissimo livello, giochiamo dopo Civitanova, quindi diciamo il programma perfetto per la squadra di lavorare, di impegnarsi e di crescere con il livello di pallavolo. E si chiude.